Assolutamente, abbiamo fatto questo tipo di analisi, in effetti non c'è un'era forte, c'è una leggera tendenza ad avere alfa più piccoli in corrispondenza di capitalizzazioni piccole. Cosa vuol dire? Avere code un po' più spesse in corrispondenza di capitalizzazioni più ridotte, diciamo così. Che è anche un po' il motivo per cui RedIS fallisce, l'abbiamo visto nella storia delle dimensioni, quando la capitalizzazione, ma non è vero che fallisce, in tre casi su 800 fallisce, proprio quando la capitalizzazione è più bassa. Seconda cosa, te che fatto il confronto con la gaussiana, no? Per esempio con un gara su qualcosa di questo genere? Sì, assolutamente, perché la gaussiana è, diciamo così, il modello di astrazione più utilizzato oggi in finanza, direi il 99% per quanto io ho potuto vedere, diciamo, sì, all'atto pratico. È quello che ha dato tutti i giorni. Certo, infatti, però a me interessa mettere in evidenza una cosa, e cioè che oggi stiamo continuamente facendo affidamento su metodi che non hanno nessun tipo di evidenza rispetto alla realtà empirica. Allora, quando sul solo indicatore voi andate a leggere la volatilità dei fondi, quando il regolatore vi dice di mettere dei limiti di barra, sappiate che state guardando qualcosa che affonda le proprie radici sulle distribuzioni normali, ed è per questo che l'ho voluta introdurre in questo lavoro, che è didattico soprattutto, per mettere in guardia nel loro utilizzo, cioè nel prendere assolutamente con le pinze i risultati che avete da questi numeri. Sì, però è chiaro, questo praticamente serve di più per far vedere che certo, questo uso non va bene rispetto alla rispetto a questo tipo di cose, certo, assolutamente. No, poi ci sono ovviamente molti altri studi che sono stati fatti a livello comparativo, per esempio per distribuzioni di student che presentano anche l'ospite con spese o con modelli ACE e ACE. Qual è il punto di forza, secondo me? Ma lo dico un po' più da fisico, diciamo, che non da economista. Qual è il punto di forza delle distribuzioni pre-prevista? È il presupposto teorico. Cioè, esiste una motivazione forte, difficile da attaccare, che è l'invarianza per scarto naturale, che mi porta poi a una serie di conseguenze, cosa che non ho per esempio con i modelli Gaussian. Il modello Gaussian, che va benissimo, ha un difetto grandissimo, ed è per questo che non lo utilizzerò mai, e cioè impone qualcosa che desidero. Voglio l'elasticità, benissimo, impongo un termine di autocorrelazione della volatilità. Voglio le cose spesse, benissimo. Ma questa cosa ovviamente mi va bene perché è costruita sul passato. Che tipo di garanzia ho che mi vada bene per il futuro? Nessuna. Invece, se ritengo che teoricamente, no, ci sia qualcosa di forte dietro le distribuzioni pretostabili, cioè credo che veramente sia il lancio della moneta a generare quella distribuzione, tornando all'esempio che ho fatto prima, ecco che allora mi dà la forza di applicare anche per il futuro. Poi sono d'accordo con lei, non è la panacea, nel senso che l'invarianza per scarto naturale si vede molto chiaramente che viene rotta quando andiamo a verificare la microstruttura dei mercati, cioè quando andiamo a vedere per esempio il comportamento intraday, no, delle quotazioni. Lo sapete tutti, i titoli azionari scambiano moltissimo nella prima ora, poi via si tranquillizzano e poi l'ultimo gatto sono di nuovo a scambiare molto. Però ho capito, dunque, un tema: le distribuzioni stabili da qui escono, direi dalla porta, però rientro dalla finestra, perché se voi rinormalizzate quelle stesse sfere per la volatilità che presentano i mercati in quel momento, ovviamente opportunamente scelto, non sto qui a entrare nei dettagli, troviamo che nuovamente la distribuzione è stabile. È come dire che se noi ridefiniamo il parametro del tempo, lo compriamo, lo allarghiamo adeguatamente per tenere conto, no, di queste variazioni cicliche, troviamo nuovamente una distribuzione stabile alla parte dei rendimenti, anche nella microstruttura. Quindi ulteriormente questa cosa, mutato ciò che c'è da mutare, ovviamente mi rafforza la convenzione dell'utilizzo di distribuzioni previstabili. No, sul vantaggio deve intendere rispetto a due, è chiaro che ci sono più dati, il produttore si può misurare più correttamente, però nei 20 anni il mondo cambia, non penso che la Fiat di adesso con Azione e con la Chrysler la stessa Fiat di 20 anni fa. Assolutamente, questa infatti è una domanda che mi ero posto anch'io, e che tuttavia penso che trovi la risposta proprio nelle misure sperimentali che sono state fatte. Cioè, io ho una risposta a questa domanda che sicuramente era nella mia testa guardando i risultati del test di quadro, per esempio, no? Allora, evidentemente no, però forse cos'è che rimane costante? Secondo me rimane costante la psicologia del mercato, cioè come gli investitori si pongono psicologicamente nei confronti del mercato. Perché, a mia opinione, e lo dico dopo aver fatto una tesi di Darwin in fisica sul modello di spin, che in qualche modo cerca di capire la funzione del mercato finanziario, a mia opinione il mercato si muove
al 99%, non tanto per dati oggettivi, ma penso che sia chiaro, insomma, no? Quanto per una reazione psicologica a quegli stessi dati. E soprattutto sono due le chiavi che portano a definire in maniera corretta la dinamica dei mercati. Una chiave imitativa locale, cioè io imito ciò che fa il mio vicino a destra e a sinistra, e a sua volta questa è legata alle parti più ancestrali del cervello, no? Quelle che sono legate all'amigdala, perché voglio in qualche modo, se lei guadagna anch'io, sarei perdo, ho paura anch'io, sono la paura e la verità. E una relazione di tipo anti-imitativo globale, cioè è un sovrastrato del nostro cervello che ci dice quando il prezzo è molto basso, anche se tutti stanno perdendo un disastro, la gente si strappa i capelli, però a un certo punto comprerò questo titolo, no? Questa è la reazione anti-imitativa globale. Ecco, io credo che queste due tipologie di interazioni comunque siano presenti sempre sui mercati, al di là del fatto di Marchionne e quant'altro, e sono esattamente queste che danno luogo a quei large jumps, cioè quei salti, che poi effettivamente sono dentro le distribuzioni pre-registrate, in qualche modo le caratterizzano. Infatti, mi piace molto questa domanda, mi dà modo di parlare di una cosa che mi sta molto a cuore. I mercati, per la maggioranza del tempo, vivono in un regime stazionario, metastabile, io chiamerei, dove effettivamente presentano oscillazioni normali. Però sono solo in corrispondenza di queste fasi, che io da fisico chiamerei transizioni di fase, come quando l'acqua diventa ghiaccio, che si creano eventi rari, che poi rari non sono, ma sono eventi, diciamo, concomitanze di opinione, no, di imitazione, che portano agli shock oppure alle bolle speculative, che è altro aspetto che non può essere trascurato, ovviamente, perché ricordiamoci, noi parliamo di rischio, però oggi il risk management, che apre più la parentesi, punta molto sul rischio ma sulle opportunità. Ricordo, infatti il mio slogan è risk to opportunity, cioè il rischio verso le opportunità. Comunque, tornando da noi, la risposta è probabilmente è proprio la natura umana che ha dentro di sé le distribuzioni pre-intervistate nei termini delle misure che possiamo fare noi, insomma, al di là degli eventi specifici che caratterizzano ogni titolo. Però questa è la mia idea personale, non mica verificata, non penso sia difficile per me. Fare l'ultima domanda, poi avrei concluso. Le altre le ho dimenticate perché non le ho scritte. Supponiamo, io ho 5 titoli con una certa somma investita. Come calcolo il DS? Faccio l'andamento di tutto il portafoglio, quello carico? No, allora, qui entriamo in un punto abbastanza delicato che coinvolge un po' le correlazioni tra i titoli, no? Il problema è che ovviamente il punto difficile è che non sono definiti i momenti superiori alla seconda, le distribuzioni di prezzi degli stabili, non è definita nemmeno la matrice di correlazione, quindi devo prendere tutta e via completamente quel tipo di approccio. Però io posso andare a spiegare i termini funzionali, la relazione che c'è tra una serie storica e l'altra, e creare dei simulatori che generano delle distribuzioni pareto degli stati, cioè joined, cioè legate l'una dall'altra, legate da cosa? Legate da un fattore funzionale che ricorda, che mima, no? Quello che sarebbe la correlazione in termini di Markowitz. A questo punto, e parliamo quindi a livello solamente numerico, non è possibile scrivere la formula bella, la fonte efficiente, questa cosa purtroppo non c'è, però a livello numerico, a questo punto, utilizzando le joint study distributions, riusciamo a prendere conto anche della struttura di, chiamiamola ancora, correlazione tra i titoli, e quindi arriviamo a una misura, una volta che abbiamo Monte Carlo di un milione di titoli, alla misura di quello che ci interessa, quindi l'expert share e quant'altro del portafoglio. Questo è un tema. Mi hai già introdotto due temi che sono davvero cruciali anche nel mio lavoro, e questo mi fa molto molto piacere, naturalmente. Questo è un tema importante perché è un tema che differenzia radicalmente il modo di lavorare di Red X nella società rispetto a quello che è la stragrande maggioranza della società che si occupa di gestione del rischio e ottimizzazione di portafoglio. La gestione del rischio è importante, la gestione di portafoglio è ancora più importante, la ottimizzazione di portafoglio è cruciale, perché se no è come se dicessimo, vabbè, io so che sto rischiando molto, cosa devo fare? Boh, investirò meno. No, in realtà non solo investirò meno, ma addirittura andrò a cercare quel tipo di combinazione di incastri di portafoglio che sono resistenti agli eventi estremi. Vi faccio un esempio più concreto, se c'è un attimo di tempo, penso che sia interessante per tutti questa cosa. Una ottimizzazione alla Markowitz su asset class tradizionali, come per esempio bonus, equity e quant'altro, non terrà in considerazione l'asset class volatility, cioè la volatilità. Questo perché? Perché ovviamente la volatilità oscillerà attorno a dei valori abbastanza limitati e non darà grandi contributi al portafoglio né positivo né negativo. Ma un'ottimizzazione, tenendo conto del framework
stabile, come ve l'ho fatto vedere ora, invece introduce la relatività all'interno come elemento fondamentale e portante dell'asset, in quanto ha la caratteristica, quelle rare volte che capita lo shock, che è proprio quando ci serve, di aiutare, di dare come un effetto cuscinetto al portafoglio. Ecco, vi ho dimostrato in termini concreti un esempio nel quale vediamo una statistica proprio rivistabile in azione nella costruzione di un portafoglio. Quindi non è solo una questione di dico, beh, il rischio è più alto, che me ne faccio. No, il rischio è più alto di sicuro, ben più alto, ma anche lo gestisco in maniera ovviamente adeguata alla misura che ho potuto trovare. Per scuola di risposto. Una sottodomanda è questa. C'è anche Gino che ha una domanda. E magari qualche studente. Come è possibile fare questo se hanno altri diversi? Bravissimo, questo è un altro tema, allora per altro differenti. Purtroppo stiamo introducendo. Guardate, questo seminario è veramente introduttivo, no? Voglio bene delle informazioni, eh. No, no, ma il tema è ovviamente uno dei primi temi che dobbiamo affrontare, perché vi ho fatto vedere prima, no? Il tema di tutte centrale varie quando effettivamente l'alfa è lo stesso, altrimenti di cosa stiamo parlando? Una risposta a questa osservazione deriva proprio dal lavoro di clustering che tra l'altro abbiamo fatto insieme a Matrice. Cioè vediamo che è possibile, senza sbagliare troppo, imporre tra tutti gli altri su un portafoglio l'appartenenza allo stesso cluster, e di conseguenza possiamo imporre altro uguale per tutti i risultati a tagliare pure l'accetta, però vi dico, è molto meglio questo che non utilizzare una costruzione alla Matrix. Tagliamo il problema con l'accetta, mettiamo altro uguale per tutti e facciamo i calcoli. Non volendo fare così, è possibile naturalmente riferirsi a metodi numerici che secondo me di lavorare anche senza avere lo stesso alfa. Lo stesso RDS, cioè la misura di rischio che ho introdotto, è un'approssimazione che molto si avvicina a questo modo di pensare. Cioè, se io non so qual è l'alfa di un titolo, perché ho solo due anni di storia, è inutile che me lo inventi andando a guardare che due anni di storia non mi dicono nulla. Sbaglierei di sicuro, allora tanto vale tagliare il problema con una accetta, ma veramente, e dire, beh, tu avrai l'alfa che ha il tuo settore di appartenenza, punto. Sbaglierai, certo, sbaglierai, ma quali risultati ho alla fine? Questo è il bello. L'ho fatto vedere nel grafico precedente. Ho risultati in cui sono di sbagliare di 0,2 passi di rischio in rischio stimato, rispetto a un errore di mezza classe di rischio della statistica stabile, rispetto a un errore di una classe di rischio e mezzo di chi fa ottimizzazione alla matrix, per dire. Quindi, sì, la finanza non è la matematica, non è neanche la fisica, perciò cerchiamo di fare il meglio con tutti, con quello che abbiamo a disposizione, sapendo che comunque stiamo studiando un sistema che non è un sistema fisico in realtà. Questo sì. Certe cose mi avrebbero da chiedere. Posso io? Certo. Chiedo scusa dopo 2 minuti. Intanto le volevo fare complimenti per i contenuti, ma soprattutto per la chiarezza espositiva. E naturalmente i complimenti alla nostra studentessa Alice, che conferma per l'ennesima volta di essere molto brava. Io mi scuso, se sono arrivato in ritardo, mi scuso già in anticipo perché un po' devo scappare. Ho però una curiosità, cioè, che magari creando un collegamento riusciremo magari a chiarircela. È il tema del settore, cioè, nel senso che io ho una formazione più aziendalistica e da sempre ho avuto difficoltà nel considerare omogenee aziende che vengono considerate dello stesso settore quando in realtà sono molto molto diverse l'una dalle altre. Vero. Faccio un esempio, prendo i finanziari, un esempio che spesso faccio ai ragazzi in aula. Se io prendo Banca Mediolanum è per definizione una banca, certo. Dice anche la nostra Banca d'Italia. Se prendo Banca Carige è anch'essa una banca, se prendo Unicredit è senz'altro una banca, se prendo UBS è sempre una banca. Quando sappiamo benissimo che fanno attività molto diverse l'una dall'altra e sappiamo benissimo che manifestano anche dinamiche diverse. Allora la curiosità più intellettuale che ha è capire se avete riflettuto su questo tema. Come no? E se, ecco. Infatti, vedo da subito da questo grafico, e glielo sto segnando con laser, che il settore finanziario è quello che presenta la maggiore dispersione di alfa sul tempo. Quindi sicuramente la sua osservazione è quanto mai pertinente ed è anche un problema. Ora, come si può risolvere la cosa? Non si può risolvere, nel senso, quello che faccio io per esempio è invece di concentrarmi sul livello 1 dei settori, quindi sulla prima suddivisione, di andare al livello 2, però anche lì si inventano ulteriori problemi e comunque quello che lei dice è vero assolutamente a prescindere. Non ho la risposta, nel senso che il meglio che mi sento di fare è proprio quello di utilizzare l'altro del cluster, d'accordo? Con un risultante, che è quello che abbiamo visto precedentemente, quindi che mi consente di sbagliare, sì, ma di sbagliare non tanto,
questo è un po' il punto di partenza. Abbiamo anche provato a fare altri tipi di cluster, ovviamente, per esempio nel mettere insieme capitalizzazione e settore. Sai qual è il problema? Che quando, che, e la cosa potrebbe essere quella giusta, no? Anche perché, ripeto, quando andiamo a vedere il grafico, la dimensione che ho visto prima, vediamo che proprio i maggiori errori siano esattamente in corrispondenza di classi e capitalizzazione. Il problema è che faccio, se faccio un cluster su queste due variabili, ho così pochi titoli dentro, lo vedete adesso se riesco ad arrivare qua, ecco. Ho così pochi titoli dentro che se anche io mi sento di fare una cosa del genere, non ho poi una statistica significativa che mi supporti dalle spalle. D'accordo? Quindi a maggior ragione se poi invece di considerare i titoli vado a fondi comuni. Che tra l'altro devo dire, io ho un cliente, il mio più importante cliente, comunque lavora su una Chicago che si occupa di fondi comuni. E lì non c'è mica molto da fare. Lì alla fine quello che faccio è tagliare il problema ancora una volta con l'aceto, cercare di fare il meglio con quello che c'è a disposizione, di conseguenza raggruppare tutti i fondi che magari sono sotto ritorno, long short equity, tutti i fondi che sono sotto ritorno legati alla volatilità, tutti i fondi sotto ritorno legati al beta e così via. E fatto questo, fatto la cinafra sopra per quelli che hanno almeno 20 anni, con ovviamente tutti i limiti di questo. Il tema è sicuramente interessante, sarebbe bello capire, perché RDS, cioè la misura di rischio che ogni prodotto, che si basa sulla statistica pre-registrata sul clustering, in realtà è una misura astratta rispetto alla tipologia di clustering che vado a fare, cioè è una scelta mia, ma non è che la imponga più. L'idea di base è quella di trovare un cluster. Quale sia questo cluster? Noi abbiamo fatto con Alice il cluster per settori, perché comunque avevamo un mare di titoli che avevano 20 anni di storia, va bene, io in realtà non lavoro molto con i titoli, lavoro più con i fondi comuni, OCR in generale, così cavo, e lì ho molti meno dati, però in realtà l'idea è valida per qualunque tipo di raggruppamento che ci venga in mente, che sia una partizione ovviamente nel mio universo investibile e che abbia omogeneità di altri all'interno di un cluster. Quale se sia, non lasciamo un po' anche la vostra fantasia, e soprattutto poi uno ha ragionamento, perché forse un'altra cosa non so se vi è rimasta nella testa, che a me piacciono quei ragionamenti che sono obiettivi, cioè che partono da un'idea forte, che dopo c'è una difficoltà. Per esempio mi è stato chiesto, ma pensate che sono differenze tra banche? Questo ragionamento mi piace, cioè si parla di un'idea concreta, non vuol dire boh, qua i dati, si parla di un'idea forte e poi da quella si cerca di capire se si riesce ad avere anche un'evidenza empirica, cioè avere un numero sufficiente di dati statistici per provarla. Quindi è assolutamente un tema aperto, si potrebbe sviluppare. Altre domande, osservazioni, curiosità? Grazie. Principalmente una curiosità. Io lo uso per questo, sì. Volevo chiederle, esiste una relazione, o meglio, questo RDS può essere anche utilizzato mediante quei titoli azionari che sono negoziati, quindi venduti tramite l'operazione di short selling o... Assolutamente sì. Certo, ma allora noi stiamo osservando, a base di RDS, log returns delle serie storiche, no? E ovviamente questi sono neutri rispetto alle operazioni che intende fare, quindi una volta che misuri il rischio, ovviamente dovrà guardare l'altra parte della coda se va short, ma supponendo che sia simmetrico, per usare gli stessi valori di RDS che ha trovato per la parte diciamo sinistra, questo in termini di rischio, perché il suo rischio è quello che il titolo salve, no? Ecco. Se invece vuole una rappresentazione più diciamo aderente alla sua tipologia di operazione, non fa altro che fare l'aspetto short, fare il contrario, cioè nella parte destra, quindi calcolare il barca in contrario, eccetera, eccetera. Io ritengo comunque che davvero beta debba essere almeno a livello teorico nullo per essere stati finanziari, cioè so che se lo andiamo a misurare tutti insegnano che c'è la asimmetria eccetera eccetera, però credo che sia solo un fatto transitorio, magari transitorio dell'ultimo secolo, ma che ci siano ragioni forti per cui beta debba essere nullo, e credo anche che proprio la presenza recente sul mercato dell'intervento di operazioni speculative ci porti ben lungi da dominare il mercato a renderlo più simmetrico e quindi a portare la distribuzione ad un beta nullo, e in tal senso di essere assolutamente avvantaggiati nel fare short selling, perché non fa altro usare lo stesso RDS calcolato funzionalmente. E come vengono stimati i parametri della funzione stabile?
Sì, allora il metodo è quello della massima verosimiglianza, anche perché non ci sono altri metodi, in effetti, cioè, tipo, i metodi di momenti non lo potrei utilizzare. Esattamente. Ma a questo punto le assumi indipendenza dai dati, cosa che empiricamente in finanza non è assolutamente. Assolutamente sì. Assolutamente. Quindi cioè, si dovrebbe usare quasi, infatti, quasi la massima verosimiglianza sì. E quant'altro. Allora, qua si introduce un altro tema ancora. Allora, in effetti le distribuzioni in generale e la scelta di distribuzioni non considera ovviamente il fatto che i dati non sono affatto indipendenti da di loro, d'accordo? Quindi stiamo guardando solo una parte del problema. È chiaro che se volessimo studiare il problema a livello complessivo, dovremmo avere un modello che generi rendimenti che siano sì distribuiti in maniera stabile, ma anche che presentino i fenomeni di autocorrelazione, per esempio, ma non solo, ci sono anche altri fenomeni presenti nelle serie storiche finanziarie che non si vedono certo da un modello statistico come questo, che sono per esempio i modelli infrarossi, cioè i modelli che prevedono la presenza di ciclicità infrarosse, cioè di periodo lungo, all'interno delle serie storiche finanziarie. Ma questo nelle vostre stime a 20 anni non viene mai considerato, però. Cioè le no, certo, storiche, perché non interessa qui, certo, perché noi qui non interessa andare a vedere che effetto ha l'autocorrelazione nell'ambito delle nostre operazioni. D'accordo? Se vogliamo introdurre questa cosa, perché è una cosa che si fa assolutamente, dobbiamo ricorrere a modelli più evoluti che dino però come output assolutamente modelli stabili. No, cioè la statistica stabile scusa, esatto, ma quello che sollevo è che fondamentalmente che misura di affinità, di validità avete delle stime di massima consimiglianza? Se li trattate come indipendenti, stimate come se i dati fossero indipendenti, i dati non sono indipendenti, come usate poi gli intervalli di confidenza su alfa, beta e quant'altro? No, sono gran calma. No, allora, sono arrivato. Allora, un conto è dire che noi consideriamo indipendenti i dati, un conto è dire che i risultati che stiamo ottenendo nascono dall'indipendenza dei dati. Cioè, è chiaro che noi poi limitiamo le nostre osservazioni a quella che è una fotografia di un numero molto molto elevato di anni per i quali questa indipendenza alla fine, cioè questa dipendenza alla fine non si fa sentire, d'accordo? Cioè, sono scettico su questo. No, ma lo vede anche poi nei numeri, cioè lei ha, cioè, ha i risultati del fit e questo le dice effettivamente qual è la distribuzione. Poi è un po' la differenza, è la differenza tra statica e dinamica in fisica, no? Allora, nella statica io faccio una foto. Nella dinamica vedo come si evolvono certe cose. Allora, noi stiamo facendo una foto, d'accordo? Ma se la discussione della foto, cioè, quello dove volevo arrivare in realtà è un'altra questione, che voi alla fine vi concentrate molto su alfa, che è sicuramente il parametro più importante perché vi dà la possibilità di misurare bene lo spessore del corpo. Esatto. Ma a questo punto, se fate la stima di massima verosimiglianza e il beta non lo considerate magari correlato con l'alfa, come potete fidarvi delle stime? È quello che mi lascia. Cioè, dopo poi concentrate tutto su alfa, che è corretto ovviamente, cioè è sensato. Però allora a questo punto converrebbe fare stime con, che ne so, vincoli sul beta per pari a zero, io usualmente, e forse si desumiva anche da quello che stavo dicendo prima, mi pongo beta uguale a zero, già questo è un metodo che ci toglie molto più bene. Il metodo della massima verosimiglianza comunque è un metodo che sul numero elevato di campioni non viene diciamo così influenzato dal fatto che ci sia autocorrelazione tra i rendimenti, perché se lei fa per esempio se lei mescola questi dati, no? Vedrà che alla fine il risultato che ottiene nel fit è lo stesso. E per forza, esatto. Dai indipendenti, è chiaro. Esatto, quindi no, ma è lo stesso di quello che otterrebbe i dati così come sono. In più le dico anche, se facesse lo stesso tipo di ragionamento andando a utilizzare altri metodi di fitting che non sono quelli della massima verosimiglianza, per esempio, una cosa che io facevo prima che fossero a disposizione certi strumenti di calcolo messi a disposizione la matematica, è quella di proprio prendere la distribuzione dei rendimenti, portarla nello spazio delle fasi, quindi fare una fast transform della distribuzione e lì cercare il fit che meglio adagiarsi, no, alla distribuzione nello spazio delle fasi. Ecco, questi metodi comunque portano agli stessi risultati che si hanno utilizzando il metodo della massima verosimiglianza. No, ma questo non lo metto in dubbio perché appunto, certo. Appunto perché le tratti dati in maniera indipendente, per forza. Esatto, tratti dati in maniera indipendente, certo. Cioè con tutte le chiaro, ma io dove sollevavo il vero dubbio era sull'ampiezza degli intervalli di confidenza delle stime, che sì, sì. È quello lì che mi lascia, tra virgolette, perplesso. Sì, certo, d'accordo. È chiaro che è un tema, ovviamente, i dati non sono assolutamente indipendenti tra di loro. Per tenere conto è necessario fare tutti i loro passi, cioè, però ripeto, per le nostre finalità, cioè per la misura del rischio su un numero elevato di anni, quindi senza considerare il fatto che ci sia un'altra operazione oggi, con il cliente ieri, eccetera, eccetera, è sicuramente un buon modo di procedere quello che abbiamo utilizzato. Se invece desidera approfondire meglio la struttura, diciamo così, no, dei rendimenti
anche in considerazione dell'elasticità, devi utilizzare metodi differenti, come per esempio, e poi ne cito uno che ho avuto modo di conoscere, come per esempio la rinormalizzazione dei rendimenti sulla volatilità. Quindi rinormalizza i rendimenti sulla volatilità e quindi sposta il problema delle cose spese sul problema della volatilità, e là ha molti strumenti poi per dire qualcosa sulla volatilità, intermediato operazione, persistenza, memoria di lungo termine, eccetera, eccetera. No? E quindi può fare questo tipo di salto. Però è una cosa che, vuol dire, va un po' al di fuori di quello che era lo scopo di questo seminario. No, ovviamente. La mia era solo una cosa, se fosse il dibattito puntuale, puntiglioso, sì, sì, come sono di persona, cioè, certo, mia, insomma. Sì, sì. E no, a questo punto mi rilascio un'altra cosa che vi suggerisco, sì, di fare. Nella diagnostica grafica usare altre scale, anziché quella del logaritmo, il QQplot o PPplot, che forse vi, sì, danno un'idea migliore, non so se ne... Sì, ma dopo è troppo difficile da spiegare, l'ho usato, Alice penso che l'abbia visto varie volte, QQplot, e anche non solo, tra l'altro, una delle cose interessanti da fare è usare il logaritmo sia per l'ordinato che per la ascissa, e concentrarsi solo sulle code, perché a quel punto una legge di potenza diventa lineare. No, infatti è quello lì che come strumento grafico forse... Sì, ma è una cosa semplice per voi, cioè se per voi, per cercare di non introdurre all'interno già di una serie di complicazioni, ulteriori complicazioni che potrebbero magari fuorviare la comprensione del tema principale, invece io ci credo forse subito compreso, diciamo così, quello che era il concetto che volevo trasmettere. Dopo evidentemente c'è spazio finché si vuole per approfondire e migliorare, cioè è chiaro che un plot è molto, come dietro molto un grafico, logaritmo su logaritmo. Perché a quel punto quella legge di potenza diventa una retta, perché la tendenza della retta sarà esattamente alta. E quindi poi infatti sai, è stato curioso di vedere le diagnostiche, sì, del, sì, fit su quel tipo di scala. Ne abbiamo fatte assolutamente. Non è una cosa. Quella mia, sì, sì, la mia amica. Poi ti passo la sua tesi, così mi devo andare a correggere. Altri? Una domanda. La sua matrica è applicata anche per le opzioni? Allora, è chiaro che qui noi stiamo parlando del sottostante dell'opzione nel caso, no? Quindi sicuramente ha qualche senso, però quando parliamo di opzioni intervengono una serie di cose, tra le quali appunto la autocorrelazione dei rendimenti, che non può essere così trascurato come abbiamo fatto noi invece nel caso del, diciamo, del dettile azionario. Quindi la mia risposta sarebbe no, non così. Non così, perché andiamo a perdere una parte della, diciamo, della luna che è comunque interessante e importante, che è la parte della autocorrelazione dei rendimenti. La memoria a lungo termine, la presenza di componenti infrarosse e così via. Quindi così no. Domande. Posso fare ancora un'altra? Io? No. Mi chiedevo, nella stima dell'expected shortfall, in generale la gente stima prima il VAR, sì, per poi farlo. E quello che voi fate è fate il fit dei parametri del modello stabile, immagino, e quindi andate a ricavare il quantile associato a un livello di probabilità per stimare il VAR. Esatto. E quindi la distribuzione condizionata, vero? Allora noi la questione è questa, definiamo i parametri della distribuzione stabile, partendo dal dato di 10, certo, a quel punto abbiamo la curva della distribuzione, su questa calcoliamo il VAR. D'accordo. Quindi non abbiamo, certo, il problema che lei ovviamente sta ottenendo, immagino. E poi facciamo l'integrale, cioè, sì, sì, è continua quello che abbiamo. Però no, mi chiedevo se c'è sempre comunque il passaggio preliminare in qualche modo, vabbè che avete un modello sotto, no? Di stima del VAR, mi chiedevo. Certo. No, ma la stima del VAR non è, cioè, irrilevante. È completamente irrilevante. Se fosse fatto prima, sì. Sì, sì, sì. Ma qui no, cioè, siccome prima calcoliamo fit, il VAR a quel punto diventa qualcosa, una funzione, cioè, è addirittura una misura coerente per la soluzione della stessa di Sergino. Dovrebbe. Un giorno o l'altro, non avremo il tempo di dimostrare. Dovrebbe essere coerente, quindi... assolutamente rilevante. Nessun altro? Ora una cosa a fotografia, cioè tu ti senti così sicuro di questo RDS per dire che Basilea 4 dovrebbe adottarlo assolutamente e assumendo la responsabilità dei futuri tracolli finanziari? Sì, non sono così. Ma anzi, cioè magari che non si chiami l'RDS, che si chiami qualunque altra cosa, ma insomma che non vengono utilizzate le distribuzioni normali per la stima dei rischi finanziari, quindi ci troviamo di nuovo qui, magari per 10 anni, magari per 20, con banche che hanno riserve non adeguate alla tipologia di rischi che assumono, e quindi con crisi che saranno sicuramente finanziarie. Cioè ragazzi, oggi la crisi che abbiamo vista
prima cosa che una crisi economica, perché insomma, i bilanci li abbiamo davanti, una crisi finanziaria, d'accordo? E cos'è che provoca una crisi finanziaria? Insomma, tanto per tagliare la tecnica, anche qui semplifichiamo molto, ma probabilmente proprio una sottostima del rischio che è stata impiegata nella sistematica, chiaro, e quindi globale, che è stata attuata da parte innanzitutto dei regolatori, guardate bene, perché la cosa più la cosa che fa più specie è che tutto questo parte dai regolatori, perché io ci parlo con le banche, con gli amministratori delle banche, i quali mi confermano che loro sono perfettamente a conoscenza di questo tema. Ma sapete cosa mi rispondono, chi non registra, per favore? Mi rispondono che per loro è più conveniente seguire i regolatori che non materie finanziarie che magari abbracciano. Questo fa venire la pelle d'oca e non stupiamoci per la situazione in cui stiamo vivendo. Dopo sai come sono stati, che poi sono un salvabanche e via. Bene, grazie Riccardo, grazie Alice.